in una 32 portiere di Scarpati alle stelle. Torna il tradizionale torneo di calcetto saponato a Quistel, una tradizione che abbiamo interrotto lo scorso anno a causa del terremoto, ma è davvero un evento che ha segnato e continuerà a segnare l'estate dei giovani quistellesi. Grazie agli organizzatori, alla Proloco, ai ragazzi di Spazio Giovani, quest'anno sono tantissimi e sono tutti giovanissimi, quindi davvero a loro un grande in bocca al lupo per l'impegno che hanno profuso per l'organizzazione di questo torneo. Devo dire che Quistello da sempre si caratterizza per il calcetto saponato, è uno sport che coinvolge i giovani del nostro comune e dei comuni vicini, un'occasione per stare insieme, un'occasione di cui c'è bisogno in queste calde serate estive. Noi di Spazio Giovani, come tutti gli anni, anche quest'anno abbiamo organizzato il torneo di calcetto saponato, è uno dei più grandi della provincia di Mantova e soprattutto il campo è totalmente dell'associazione di Spazio Giovani di Quistello. Diciamo anche che è uno dei più ambiti, anche perché si ha 16 squadre e in più c'è anche un torneo femminile che è molto difficile da trovare su erba o quant'altro. Siamo partiti il 24 di giugno e finiremo il 30 di giugno, una domenica, con le varie finali sia per la competizione maschile che per la competizione femminile. Ci sono trecchissimi premi per i primi tre classificati, verranno dati anche dei premi per le squadre che fanno competizione femminile. Vi aspettiamo anche l'anno prossimo, dopo la fine di questo torneo, perché ci saranno importanti novità, soprattutto a livello del campo, quindi tenderemo sempre ogni anno a migliorarci con nuove novità e con anche tecnologie migliori.